Please don't try to wake me up. Don't you wanna go with me? Sabato 21 aprile la Biblioteca di Nichelino ha festeggiato il Book Crossing Day, in collaborazione con la Banca del Tempo, il Circolo dei Poeti e le volontarie lettrici di Mi Leggi una Storia e del Consiglio di Biblioteca. Il Book Crossing è la pratica di abbandonare i libri in luoghi pubblici, così da essere ritrovati, presi e letti da altri, che faranno lo stesso a loro volta. La Banca del Tempo ne ha approfittato per raccogliere nuovi libri da liberare sul territorio. Che cos'è il book crossing? Il book crossing è un nuovo modo di portare, avvicinare la cultura alle persone. Non sempre le persone possono recarsi in biblioteca come oggi, no? Allora noi li portiamo in giro i libri per far sì che loro li possano trovare. Noi questo sistema è stato importato dall'estero e da noi in Italia è un po' di anni. Da noi a Nichelino sono 7 anni. Lo scopo del book crossing è far girare questi libri. E noi però come primo rilascio li rilasciamo qui nella zona di Nichelino, in studi medici, in bar, nelle scuole, nei giardini pubblici. Questo è il significato del book crossing, far girare la cultura che sia un po' la portata di tutti. Come Banca del Tempo siamo noi che ci occupiamo di questa cosa e abbiamo già rilasciato 5.000 libri. Questo è il 7° anno e per il 7° anno siamo arrivati a quota 5.000, che mi sembra una bella quota. Circolo dei Poeti e volontarie lettrici hanno intrattenuto i partecipanti all'evento con letture di poesie e storie per bambini. Come funziona il Circolo della Poesia? Allora, il Circolo della Poesia di Nichelino è nato da pochi mesi, è libero e di libero accesso per tutti i poeti e scrittori dell'area di Nichelino, del torinese. Tempi moderni. Una volta, pedasse una mossa se ballava il twister. Era una botta de vita. Oggi ci siamo scatenati col Twitter, ma si muovono solo le dita. L'appuntamento per i bimbi è stato doppio. La biblioteca infatti ha ospitato 2 asinelli per Sull'asino chi legge, simpatica iniziativa per promuovere la lettura tra i più piccoli, premiandoli con un giro su un ciuchino al termine della dimostrazione delle loro capacità di lettura.